Finisce con un non esaltante 0-0 la sfida del comunale di Penne tra i padroni di casa e l'Arenato Curi angolana. Gli uomini di Adamo Pavone scendono in campo privi di Silvaggi e Iannascoli. L'angolana con la formazione tipo con Diae a cercare di scardinare la difesa di casa. Ma le azioni latitano, sono poche le conclusioni importanti in questa gara. Il primo tiro in porta, se che si può dire, è un colpo di testa di D'Alonso sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nepa al terzo minuto fuori di poco. Al 17° minuto ci prova il senegalese Ndiaye, lanciato in profondità, ma il rientro di Rossi gli impedisce di centrare la porta. E al 28° ancora gli ospiti pericolosi con Bizzarri che dal limite fa partire una conclusione che D'Amico blocca senza particolari problemi. Alla mezz'ora nuovamente Ndiaye mette sul fondo dopo una bellissima discesa di Maloku e il servizio per Bizzarri. Al 32° strappo di Ndiaye che crossa al centro per Basciano che manda sopra la traversa. La prima conclusione in porta dei padroni di casa è griffata a Cacciatore con un calcio di punizione al minuto 35° che termina sopra la traversa. Anche il secondo tempo stenta a decollare, anche se il Penne sembra più propositivo. Al quarto minuto ci prova Pagano, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Ci prova allora l'uomo migliore del Penne, Cacciatore, al 12° servito da Pagano, ma la conclusione termina a lato. Nuovo spunto di Pagano al 16° minuto, ma il sostituto di Iannascoli perde l'attimo. Sul secondo tentativo debole la conclusione e Abate controlla senza problemi. Nitida occasione al 18° minuto per Di Ruocco, ma la sua conclusione viene deviata all'ultimo istante da un difensore che mette in calcio d'angolo. Si rivede nuovamente Ndiaye, il più pericoloso dei suoi, al 25° il suo tiro termina a lato. 32° ci prova Di Giovanni dal limite dell'area di rigore, ma D'Amico blocca il tiro centrale. L'ultima emozione della gara è in pieno recupero con il calcio di punizione di D'Alonso. La sua conclusione potente termina al lato di molto alla destra di D'Amico. Adamo Pavone, non la vediamo soddisfatta oggi. Questo 0-0 non è quello che si aspettava all'inizio gara. Ma, noi cercavamo in casa il bottino pieno. Loro sono stati bravi, sono difesi, sono venuti per riportare un punticino e l'hanno riportato, sono stati molto bravi. Noi dal conto nostro dobbiamo fare qualcosa in più, abbiamo avuto qualche occasione, però dal mio punto di vista gli ultimi 16 metri siamo stati sempre un po', abbiamo fatto errori sugli ultimi 16 metri e non siamo stati convinti. Anche se il campo oggi chiaramente non permetteva di esaltare le nostre qualità, quelle di giocare palla. Mister Eugenio, non è stata una partita esaltante, diciamolo subito, però voi siete stati nel primo tempo migliori rispetto al Penne, avete avuto anche diverse occasioni per fare posta piena. Sì, se, ripeto, nel trend che stiamo facendo, le partite che stiamo facendo ultimamente, buona fase non possesso, abbiamo rischiato praticamente quasi zero. Chiaramente quelle 3-4 occasioni che stiamo producendo non le concretizziamo, quindi dobbiamo lavorare forse un po' più sulla fase di possesso, è quello che stiamo facendo, speriamo di raccogliere qualche frutto in più in quel senso.